Mauro Nannini, la Polisportiva Barahonda festeggia i 15 anni di attività con una serie di iniziative. Sì, è proprio questo. 5 anni fa festeggiamo i 10 anni di Polisportiva Barahonda e il titolo era 10 anni travolgenti. Facemmo delle manifestazioni, tra cui la più importante fu lo street soccer, il calcio da strada qui in Piazza della Repubblica e la proiezione del film Liberellum che girammo in Argentina nel 2008. A distanza di 5 anni si è arricchita la nostra esperienza, abbiamo fatto tante altre iniziative, tante altre manifestazioni. Ci piace festeggiarlo insieme alla città, non a caso c'è il patrocinio del Comune di Terni, il Centro Servizi Volontariato, del Centro Sportivo Italiano, tanti partner che in questi anni ci hanno accompagnato in questo progetto, come diceva il sindaco, virtuoso, perché non scopriamo nulla di caldo dicendo che l'aspetto del gioco influenza proprio la pedagogia dell'essere umano. Tanti filosofi hanno scritto del gioco, da Nietzsche a educatori come Piaget, Platone. Non abbiamo scoperto l'acqua calda. A noi piace definire non calcioterapia, non pallavolo terapia, non danza terapia. A noi ci piace giocare a calcio, fare pallavolo, perché da anni sosteniamo che non vado in farmacia a comprare io supposte per andare in montagna o quantomeno pillole per andare a giocare a pallone. Partiamo dal presupposto che lo sport fa bene a tutti, fa bene a tutti. Andare in montagna fa bene a me, fa bene a voi, fa bene a loro. Quindi questo assioma della terapia, no? Messo vicino ad ogni parola, che alla fine crea cultura, secondo noi è una cultura degenerativa che non porta a niente. Noi prima del paziente abbiamo il soggetto, abbiamo un ragazzo, abbiamo una persona che chiaramente ha dei problemi, ma prima partiamo dal presupposto che è portatore di diritti, è portatore di soggettività e di capacità di costruzione della propria sfera personale.